Buongiorno cari ragazzi, oggi iniziamo questo percorso di studi, insomma, particolarmente anche stimolante per certi versi, insomma, un modo nuovo e interessante anche per poter dialogare, per certi versi anche stimolare altre funzioni di apprendimento e anche, perché no, di natura didattica. Detto questo, oggi andremo a parlare della regione cinese. La regione cinese comprende Cina, Mongolia, la penisola di Corea e Taiwan. Innanzitutto bisogna subito dire che la Cina è un grande e vasto territorio, appunto, che si trova nella zona tra il Mar Cinese, l'Himalaya e il deserto del Gobi, più o meno, insomma, parliamo di una grande area enorme, vedete come è posizionata, sino arrivare poi a confinare con la zona, come voi potete vedere, dell'Himalayana, del Nepal, del Bhutan, e fino ad arrivare anche a confinare con la Corea del Nord, vedete, a nord, fino ad arrivare anche a sud, a toccare altri stati importanti come il Vietnam, eccetera, eccetera. Ecco, vedete la posizione qui di confine. Detto questo, cosa possiamo dire? Innanzitutto possiamo dire tanto. La Cina si può dividere in due parti, la cosiddetta Cina esterna e la Cina interna. Attenzione perché il metro di lettura di questi due termini va, diciamo, compreso, perché la Cina esterna generalmente uno pensa alla zona che si proietta sul mare, quella bagnata sul mare. Invece per i cinesi la Cina esterna è proprio quella occidentale che voi trovate, ecco, in quest'area qua, e che comprende sicuramente il Tibet e comunque tutti gli altipiani che poi lentamente vanno a finire nella zona del Kazakistan piuttosto che il Kirghizistan. E allora, questa zona comprende vasti ari di altipiani. A nord abbiamo il Xinjiang e il Gobi. Vedete, cerco di farvi vedere il deserto del Gobi. Magari spero di farvi vedere meglio la posizione. Ecco qua, deserto del Gobi. Ora spero di indicarvelo, ecco, con la matita. E quindi il Xinjiang, poi abbiamo la zona appunto tibetana. Con zona tibetana intendiamo la parte, come vi dicevo io, occidentale, quindi eccolo qua, l'altipiano del Tibet, no? Poi abbiamo altre catene importanti di origine terziaria, il Tin Shan, l'Altura Shan, il Kulun Shan e quindi l'Himalaya, che comprende appunto le massime altitudini del pianeta, tra tutte la più alta, l'Everest di 8.848 metri, che appunto confina con il Nepal. Non so se riusciamo a vederla, devo posizionare la matita sotto il telefonino, eccolo qua, ecco l'Everest, questa zona qua. Beh, per quanto riguarda il clima della Cina esterna, è influenzato dalla continentalità, quindi praticamente abbiamo temperature molto rigide, decisamente basse, con escursioni termiche molto accentuate, quindi escursioni termiche annuali, e precipitazioni molto scarse. Stiamo parlando dell'area più alta, più diciamo con altitudini maggiori dell'intero pianeta. Naturalmente quest'area qui è attraversata da poderosi fiumi dovuti anche allo scioglimento dei ghiacciai, tra cui per esempio il Tarim, che si disperde nel deserto del Xinjiang. Chiaro? Quindi molto spesso noi troveremo proprio in Cina tutta una serie di fiumi che scorrono in aree cosiddette endoreiche, cioè significa che praticamente non arrivano al mare e quindi si disperdono, per esempio, negli altipiani, oppure vanno a formare dei laghi che
che magari a condizioni particolari ghiacciano oppure addirittura poi evaporano. Per quanto riguarda questa zona, ovviamente parlavamo di fiumi, bisogna fare riferimento anche al fatto che da questi fiumi, praticamente, scusate, da questi ghiacciai nascono anche fiumi importanti come per esempio il Brahmaputra e il Mekong, che si dirigono verso sud e percorrono territori di altre nazioni, di altri stati, no? Pensate per esempio, ecco vi faccio vedere il Mekong, che poi vedete va nella zona del Laos e via via giù nel Mar Cinese, comunque attraversa altri stati. Questa zona è molto arida, dovuta anche all'altitudine, quindi molto arida da un punto di vista ovviamente dell'agricoltura, dell'ambiente, della produzione agricola. Parte importante invece del cuore della Cina è la cosiddetta Cina propria. La Cina propria è quella che voi potete trovare nella zona del Mar Cinese orientale, insomma la Cina storica. Quella che praticamente fa riferimento anche a tutta una serie di imperi che si sono via via sviluppati in quest'area. Vi sono antichi rilievi spianati dalle erosioni e pianure alluvionali tra le più vaste del mondo. Ovviamente pensate qui i grandi fiumi che vi scorrono, no? Quindi pensate ovviamente a quelli che possono rappresentare il fiume giallo, come voi potete vedere, eccolo qua. Quindi fiume giallo, il fiume azzurro, fino ad arrivare a sud al fiume delle perle. Ecco, questo è un territorio abbastanza fertile, dovuto ovviamente alla presenza, come voi potete capire, di grandi fiumi, di laghi e comunque di una pianura alluvionale che nel corso della storia, insomma, si è formata e che rappresenta oggi la parte più abitata, antropizzata della Cina. Per quanto riguarda la Cina propria, si può dividere in quattro regioni. Abbiamo la pianura del nord-est, chiamata Manciuria, che io ora adesso vi vado a segnare. Eccola qua, quindi abbiamo la zona della Manciuria. Eccola qua. Poi abbiamo un'altra zona importante. Scusate, ma quest'area, oltre a essere da un punto di vista storico importante per quello che ha rappresentato la guerra, con il Giappone, vedete il fiume Liao He, siamo proprio nel cuore della Manciuria. Questa rappresenta una zona ricca di risorse minerarie, come per esempio il carbone. Per quanto riguarda sempre questa parte, quindi la parte orientale della Cina, possiamo anche affermare che abbiamo il nord e il centro che comprendono due vasti bacini, quello rispettivamente, come vi dicevo poco fa, dello Huanghe, cioè il fiume giallo. Questa è la seconda area dopo la Manciuria e poi abbiamo il fiume Azzurro, questa è la terza area. Pensate qua alle grandi città, guardate la città di Wuhan, che in questi giorni insomma, abbiamo conosciuto, vista anche tutta la questione del coronavirus e da cui è partito questo virus. E poi abbiamo la zona sud, come vi dicevo poco fa, la zona del Guangdong. Quello attraversato dal fiume delle perle. Quindi, riepilogando, abbiamo una parte occidentale, quindi una parte montuosa, come abbiamo detto noi, dove diciamo viene in parte o nella maggior parte occupata dal Tibet, e non solo dal Tibet, come sapete, e poi abbiamo quest'area orientale, un'area che viene divisa in quattro zone, caratterizzata generalmente dai fiumi che vi scorrono. Una su tutte abbiamo visto la Manciuria a nord, poi quella del fiume azzurro, quello del fiume giallo, anzi del fiume giallo, del fiume azzurro e del fiume delle perle. Più a sud, ecco, scendendo, potete notare, ora vi ci porto, l'isola di Taiwan, ma Taiwan non appartiene alla Cina, chiaro? È un altro stato a parte. Andando sempre a nord potete vedere la zona
cosiddetta Corea, la penisola coreana, che viene divisa in due tra Corea del Nord e Corea del Sud. Quindi questa è la situazione geografica dove viene collocata la Cina. Per quanto riguarda la penisola coreana, dico, poi noi ci soffermeremo di più. Se volete, possiamo anche fare una piccola riflessione, che questa regione, particolarmente complessa anche da un punto di vista geopolitico, pensate alla divisione tra le due Coree, per esempio, no? Pensate anche al sistema politico della Corea del Nord, abbastanza chiuso, no? Ecco, ma dico, questo poi sarà un argomento della prossima lezione. Comunque, questa penisola proprio si incastona tra il Mar del Giappone, ecco, vedete, dal Giappone è separata da un piccolo stretto, appunto chiamato Stretto di Corea, dove spiccano città importanti, no? Come Busan, Fukuoka o Nagasaki, tristemente famoso, fino a finire appunto nel mare cinese orientale. Ecco, questa è l'area che noi chiamiamo regione cinese e che comunque va a considerarsi da un punto di vista storico, perché no, anche culturale, sociale, turistico, di importante interesse. Per quanto riguarda la zona occidentale, come voi potete vedere, ecco, qui abbiamo parlato dei grandi altipiani, abbiamo visto tutta una serie, per esempio il Karakoram, ecco, sono tutte zone abbastanza diciamo complesse da un punto di vista, ad esempio, delle comunicazioni, da un punto di vista dello sviluppo antropico, perché comunque sono zone abbastanza anecumene, cioè difficili per gli uomini per creare delle città, delle comunità. E poi abbiamo il deserto del Taklimakan. Ecco, questa è la struttura su cui noi dovremmo lavorare parlando di Cina. Per quanto riguarda poi la Mongolia, ecco, nella parte alta, eccola qua, è costituita generalmente da grandi altipiani. Possiamo dire che le vette non raggiungono, diciamo, numeri, diciamo, molto spaventosi, diciamo, da un punto di vista paragonabile, per esempio, all'Everest. Tuttavia, vedete, abbiamo delle punte di circa 4.000 metri, 3.905, dei monti Angai. Eccolo qua, vedete? Generalmente quest'area presenta dei deserti, come abbiamo visto, come per esempio il deserto del Gobi, che appunto segna anche il confine in parte con la Cina. Va bene, quindi questa è la zona cinese, la regione cinese. Per quanto riguarda le coste, generalmente le coste di quest'area, quindi sia cinese ma anche coreana o giapponese, sono molto frastagliate. Ricordiamo che questa è una zona che da un punto di vista tettonico, io parlo ovviamente di questa parte qui, quindi la zona coreana, giapponese, quella dell'Oceano Pacifico che va a confinare poi o comunque va a delimitare il Mar Cinese orientale, è una zona molto sismica, una zona diciamo dove le placche, quella pacifica e quella asiatica si scontrano, quella pacifica va in subduzione rispetto a quella asiatica. Ecco, questa è l'area che stiamo trattando noi stamattina per appunto farci un quadro chiaro della situazione. Per quanto riguarda poi il Giappone, che abbiamo visto assieme a Taiwan formano la cosiddetta area insulare, possiamo dire che il Giappone è costituito da almeno circa 3.000 isole e è caratterizzato da una situazione anche sismica, come abbiamo accennato, dovuta alla presenza di molti vulcani e comunque, ripeto, di un'attività sismica molto, molto attiva. Ecco, abbiamo le quattro isole principale, non so se riusciamo a vederli. Allora abbiamo, provo a prendere la matita e metterlo, eccolo qua. Abbiamo Kyushu, vedete? Shikoku, eccola qua, vedete? Poi salendo abbiamo Honshu, vedete questa qui, dove è Tokyo praticamente, e
E poi abbiamo Hokkaido con la città di Sapporo, famosa anche per le località sciistiche, soprattutto qui vi sono state delle Olimpiadi invernali qualche anno fa. La zona, poi, il Giappone, praticamente è divisa da un piccolo stretto, vedete questo stretto, detto de la Perouse, che appunto la separa da Sakhalin, che è un territorio russo. Anche qui qualche anno fa, qualche decennio fa, ci fu una crisi tra Giappone e Russia proprio per rivendicazione territoriale in questa zona. Quindi questo è il quadro chiaro, spero che sia chiaro, prendo la matita, della Cina, insomma, che spero, della Cina, scusate, della regione cinese, che spero possiate studiare. Vi dico subito le pagine 190 e 191. E mi auguro che approfondirete e magari se ci dovessero essere delle domande oppure delle richieste di chiarimenti, mi auguro che comunque potete farle attraverso anche i canali tipo WhatsApp che voi conoscete. Beh, vi auguro una buona giornata e vi saluto alla prossima.